Oh, finalmente mi riposo. Ti avevo chiesto di buttare l'immondizia. E allora? Non l'hai fatto. Dovevo farlo proprio io? Già. Ho avuto da fare tante cose e mi è passato dalla mente. Sì, vabbè. Non potevi buttarla tu già che c'eri? Io ho stirato, ho caricato la lavatrice, ho steso la biancheria, ho portato a spasso il cane, ho preparato il pranzo, ho lavato i piatti. Solo per acchiappare quel pollo ho impiegato mezz'ora. Mezz'ora per acchiappare un pollo? Mezz'ora per acchiappare un pollo. Tutto è relativo, è vero, però per un pollo mezz'ora è troppo. È nella natura del pollo attraversare la strada. Sì, per arrivare là dove nessun pollo è mai giunto prima. Uè, donna, sei un genio! Mi hai ispirato una rivoluzionaria teoria. La teoria del pollo. Vedo un mondo in cui tutti i polli saranno liberi di attraversare le strade, senza che i loro motivi vengano messi in questione da te. Senti, Albè, la devi fare finita con queste assurdità. Sì? Casa Einstein? Dica pure. Come? Devo chiedere a mio marito se è pronta la bomba atomica? Ma guardi, non credo ci siano problemi. Lui è bravissimo a sparare cazzate atomiche. Se è stato il pollo ad attraversare la strada o se la strada si è spostata sotto il pollo, dipende dal nostro ambito di riferimento. Senti, Apollo, vuoi venire a rispondere al telefono? Ti dico io cos'è successo al tuo pollo. Dopo aver attraversato la strada, è morto, morto di fatica. E non perché l'hai rincorso tu, acida donna. Ha Sua Maestà la Regina? Oh, certo che è pronto il pollo. Oh, volevo dire la bomba. Se funziona, beh, dovremmo provarla. Non si può provare una bomba. Dove vorrebbe provarla? Faremo come ha fatto Bin Laden, l'ha lanciata su un cimitero e sono tutti morti. Ma farà tanto rumore! No, 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 è silenziosa. Come sarebbe a dire silenziosa? È una bomba H e l'H è muta. Se è silenziosa non se ne fa niente. Lo sa, noi abbiamo un labbro superiore rigido che ci ha aiutato in tutte e due le guerre mondiali. Goodbye, sir! Ma guarda questa. Prima vogliono le bombe intelligenti, poi si perdono come il pollo. Ah, il pollo! Mi leva! Mi leva! Dove sei andata? Che c'è, Albè? Hai visto la mia pipa? Sì, se l'è portata via il pollo. Il pollo, il pollo. Ma tu ce l'hai una spiegazione razionale sul perché il pollo avrebbe attraversato la strada? Quando comandava il re, si mangiava un pollo in tre. Quando si salutava alla romana, si mangiava un pollo alla settimana. Quando si è cominciato con il Sio e lodato Gesù Cristo, il pollo non si è più visto. Sì,
Voleva raggiungere lo spazio, come fai tu quando vaneggi. Un pollo nello spazio. Pensa che paradosso, anche se il concetto quantistico renderebbe plausibile questa ipotesi. Ah, sì, certo. Un pollo nello spazio, cioè un pollastro. Ma va, va. Ah, tanto è di nuovo la regina, lo so, ma questa volta vedrai senza labbro rigido. Pronto? Pronto? Qui casa Einstein, forse. Sa, può essere relativo. Sir, ho consultato i miei esperti e mi dicono che l'idea di una bomba silenziosa non è per niente male. Però, e dico però, mi deve assicurare che là dove la butterò moriranno tutti. Guardi, quella volta che la buttammo sul Giappone se ne salvò uno solo. Una sola persona? Esattamente, maestà. So pure il suo nome. Si chiamava, se non sbaglio, Eroito Akaga. Ma mandale via sti bruciani, Albè. Ma come? Ti faccio una bomba che massacra un quartiere intero e non ci vuole nemmeno pagare? Albè, ricordati che non c'avevo una lira e che te vai pure in giro senza calzini. Fatte pagare da sti purciari. Mi leva, ti prego, sono al telefono. Anche sua moglie è esplosiva, professore. Ma com'è almeno in cucina? In cucina è brutta, come in tutte le altre stanze. Ora la lascio, maestà, la mia bomba non è muta come quell'altra. Mi leva. Ma è possibile, mi leva che devi sempre mettere bocca mentre io mi accordo con un cliente? Che moglie irrispettosa che ho! Se le mogli fossero perfette, anche Dio ne avrebbe una. Dio, Dio non gioca a dadi con l'universo, solo il tuo pollo può farlo. E vince sempre. Apro, apro. Chi è? Mi scusi per il disturbo, ma sto cercando mia moglie. Per caso l'avete vista? No, qui non si è vista, vero, Mileva? Sa, sono 7 giorni che manca da casa. Sto iniziando a preoccuparmi. Ma come? Manca da 7 giorni e la cerca solo ora. Ha provato al piano di sopra? Ormai sarà con il pollo nello spazio. Pensavo si fosse fermata a chiacchierare con sua moglie. Sa, le donne. L'erba del vicino sarà pure più verde, ma la tua te la fumi. Vattene, Se poi vogliamo riprendere il discorso dei calzini, cara Mileva, non li porto perché in lavatrice ne sparisce sempre uno. Andranno a finire in qualche buco nero. non lo faccio apposta. Lo sai che ho problemi di vista. Da vicino ci vedo bene, ma è da lontano che sono lesbica. Sì, come quella volta che sbagliasti il numero civico ed entrasti nella casa dei vicini. Oh, che figuraccia! Lì la miopia non c'entra, caro. Mi scappava un bisogno urgente e ho sbagliato portone. Ma gente simpatica, pensa, hanno pure i cessi d'oro. Ma quali cessi d'oro e cessi d'oro? Ma ancora non l'hai capito che hai cagato nel trombone?
Ma tu non senti che baccano che viene dal piano di sopra? Ora vado proprio a dirgliene quattro. Già di ritorno? Oppure il solito vicino che cerca la moglie? Apro, apro, ma chi è? Senta, ma voi non disturbano quelli del piano di sopra? Con tutto questo baccano che fanno? Si sente benissimo che stanno facendo sesso estremo. Sì, lo so, mia moglie è andata a reclamare. Bene, e cosa ha detto? Non lo so, ma ora che ci penso non è ancora rientrata. Anche sua moglie poi l'ha ritrovata. Questo vicinato non mi piace. In fondo siamo tutti vicini di casa ed abitiamo nella stessa via, la Via Lattea. Brava, Mileva, vedo che ti sei fatta sentire. Ora non fanno più rumore. Sono stanca. Vado a riposare. Apro, apro, ma chi è? Senti, sono appena arrivata, mi sento tanto sola. Ho voglia di divertirmi, ubriacarmi e fare sesso tutta la notte. Tu sei occupato stasera? No. Allora mi tieni il cane, vero? Grazie! Sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego, dai conti che si fanno, secondo le statistiche d'adesso, risulta che ti tocca un pollo all'anno e se non entra nelle spese tue, entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due. Care signore, cari signori, l'osservazione del pollo non è così ovvia e banale come può sembrare. Se tu mangi due polli e io nessuno, statisticamente risulta che ne abbiamo mangiato uno ciascuno. In questo mondo, che poi sarebbe il brodo in cui veniamo lentamente rosolati, per tanta gente noi artisti saremmo i polli. Inneggiati da morti e dimenticati da vivi. E lo sapete perché? Perché del pollo non si butta niente. Il pollo è l'unico animale che si può mangiare prima che nasca e dopo che è morto. Tutto è relativo.